Eccoci qua ragazzi, buongiorno a tutti. Allora, iniziamo questa diretta di oggi con tanti colleghi commercialisti dove andremo a parlare del decreto Italia e del nuovo piano socio-economico nato in Regione Campania, di come funziona, quali sono le opportunità e come bisogna fare domande. Abbiamo con noi una serie di colleghi presentare una alla volta. Allora, faccio entrare tutti quanti in diretta. Abbiamo Giulio Pennisi, Roberto De Luca, poi abbiamo Massimo Petrosino e abbiamo Vincenzo Giaccoli. Ci somigliamo, che per chi non lo sapesse, ho un fratello gemello, quindi. E poi abbiamo Domenico Massasso, che è un istruttore dell'Accademia, chef pizzaiolo e imprenditore, quindi mettiamo un po' a confronto gli imprenditori e i colleghi commercialisti che possono rispondere un po' alle domande e ai dubbi che hanno gli imprenditori in questa fase un po' particolare per la loro categoria. Domenico, ciao, volevi fare qualche Ciao, ciao, domanda ai buonasera a tutti. colleghi? Sì, buonasera a tutti. Ma le domande sono quelle, penso, che abbiamo tutti quanti, tutti i dubbi che abbiamo tutti quanti. Io, prima che me lo dimentico, che è la cosa che mi interessa di più, mi dimentico sempre di chiedere quando parlo con dei professionisti, ma come bisogna comportarsi con i contratti che sono in scadenza? Nel senso che il mio consulente mi ha accennato che il contratto che avevo in scadenza a fine marzo, nel caso io lo andassi a rinnovare, per dare un po' di tranquillità al dipendente, non gli viene sicuramente pagata la cassa di aprile, ma la cosa che mi è sembrata strana, mi ha detto che addirittura non gli viene pagata la cassa di marzo. Quindi, diciamo, se il contratto scade il 31 marzo e noi dall'8 o dal 9 l'abbiamo messo in cassa, se gli rinnoviamo il Confermo. contratto, quei 20 giorni non gli vengono pagati. Volevo sapere se era vero oppure Purtroppo c'è questa possibilità. no. Allora, Ok. facendo un attimo perché mi organizziamo. Non lo posso Giulio, vedere. vogliamo raccogliere cominciamo. Ci Ti sentiamo. sento male. Sì, ho sentito male, volevo. No, ho detto vogliamo raccogliere una serie di domande e poi incominciamo. Domenico, qualche altra domanda o andiamo nel Sì, beh, braccio? sicuramente mi interessava sapere poi il discorso della cassa, se è vero o meno che gli istituti di credito possono anticiparla ai dipendenti, perché giustamente sono i dipendenti che purtroppo in questi 20 giorni anche noi titolari gli abbiamo detto 20 cose differenti, perché un giorno gli veniva pagata puntualmente, il giorno dopo era lo Stato, poi era il titolare che doveva anticiparla, adesso è venuta fuori questa cosa delle banche che non so se sia vero o meno. Qui mi interessava sapere questo aspetto della cassa sicuramente. E poi il discorso relativo a questo famoso prestito per cui lo Stato dovrebbe farsi da garante per gli imprenditori, se è vero che ci sono condizioni del tipo che l'imprenditore non deve, cioè deve garantire la stessa quantità occupazionale, quindi non può licenziare nessuno, oppure se sono, diciamo, delle fake news. Capire un po' come funziona e come ci si fa ad accedere, diciamo. Allora, sulla cassa rispondo anche perché ne abbiamo parlato la volta scorsa in altre dirette fatte con l'Accademia e in realtà è stata la novità diciamo, successiva, la possibilità appunto per le banche di anticipare fino all'importo massimo di 1.400 euro della cassa integrazione che può essere anticipata direttamente al dipendente. Quindi vi è la possibilità che il dipendente, è una forma di cessione del credito tecnicamente, il dipendente, laddove l'azienda abbia già fatto istanza di adesione alla cassa integrazione in deroga ordinaria, poco importa, ha la possibilità di chiedere alla banca un'anticipazione, quindi anticipando l'effetto dell'accredito dell'importo, salvo poi effettuare un conguaglio, il positivo, ovviamente, o il negativo, al momento in cui la cassa verrà materialmente erogata. È un'operazione molto semplice, per cui è una forma di prestito a tutti gli effetti, ovviamente pulito da interessi, perché gli eventuali interessi di restituzione di questo prestito, di questo credito che viene fornito, sono azzerati per effetto della convenzione che è stata firmata con l'Associazione Bancaria Italiana. Quindi confermo che è un'operazione che può essere fatta, ha chiaramente un massimato che è stato stabilito in 1.400 euro. Per quanto riguarda invece il discorso della parte finanziaria del decreto di Scusi solo una liquidità. cosa, mi scusi solo, dottor Pennisi, quindi io cosa faccio? Come mi comporto? Io do la mia busta paga ai dipendenti che poi a loro volta vanno nei loro istituti di credito
e fanno questa pratica qui. Più che altro la banca chiederà la documentazione dell'avvenuto accesso alla procedura di cassa integrazione Ah, ok. all'azienda. Quindi l'azienda deve dare gli strumenti, i documenti al dipendente per poter dimostrare che c'è stata l'attività, anche perché la banca in qualche modo poi farà un'attività istruttoria, verificherà che effettivamente l'INPS ha quella domanda in istruttoria. Il problema che qualcuno si sta ponendo è che se la cassa integrazione dovesse essere erogata, che cosa accade? Accade fondamentalmente che il personale indipendente ha contratto un debito nei confronti della banca. Quella è l'unica Okay. formula che in questo momento sta preoccupando. Perché Posso da questo punto di vista. dare un contributo su questo punto? Sì, prego. Allora, salve. Per Buonasera. poter accedere il suo collaboratore ai benefici di una banca, basta che consegni alla banca la documentazione che il suo consulente del lavoro le deve consegnare per quanto riguarda la messa in cassa integrazione. E il suo collaboratore molto probabilmente, poi dipende da vari istituti di credito, però la maggioranza stanno facendo firmare delle aperture di mutuo chirografo in definitiva. È un piccolo mutuo chirografo a fronte della cessione delle due mensilità con tassi di interesse diversi, quindi non può pensare, così come funziona anche per quanto riguarda i prestiti che potenzialmente possono essere concessi, che è un'operazione a costo zero. Ma sicuramente andranno a sostenere dei costi che possono essere bassi. Ho visto dei moduli dell'1,40, 1,30, 1,50%, dipende dagli istituti di credito. Però è una procedura essenzialmente veloce, ma non è una procedura a costo zero. Anche perché normalmente la cassa viene liquidata, viene accreditata solitamente, anche l'altra sera il ministro Gualtieri diceva che loro si stanno impegnando per poter bonificare le somme. Il massimo 2 mesi, solitamente l'INPS liquida in 3 mesi dall'apertura della cassa. Quindi è difficile che dal 16 marzo, quando lei o qualcun altro è andato in cassa integrazione, si può trovare l'accredito fra 3-4 giorni. È un po' improbabile per la cassa. Ok, e vi faccio un'altra domanda. Da titolare, no? Se io voglio anticipare i soldi di cassa al mio dipendente, no? Giustamente cosa faccio? Gli faccio un bonifico con causale anticipo cassa e poi cosa faccio? Andiamo sempre a scalare, perché se, deve pagare no, se può pagare a 90 giorni, lì mi sa che io dovrò pagare la cassa di marzo o di aprile, sicuramente ai miei dipendenti. Maggio speriamo di aprire. Se non dovessimo aprire dovrò pagare anche maggio. Faccio da banca io per un po' per il dipendente, un po' per lo Stato, un po' per entrambi. A costo zero però, eh? Quindi se ci sentite, la mia banca non chiede interesse a nessuno. Ok, quindi forse conviene pagarla noi allora. Chi ha possibilità, A quel diciamo. punto sì. Ok. Dicevo, su un'altra domanda che ha fatto Domenico, rispetto al decreto di liquidità, magari ne parliamo direttamente dopo, perché se ho capito bene, la nostra scaletta massima dovrebbe esaminare proprio tutti gli aspetti, quindi dopo faremo un unico intervento di questo tipo. Prego, Antonio. Giulio, una domanda che mi fanno spesso è come funziona il fondo garanzia, come si può chiedere il cosiddetto prestito alle banche, quindi le modalità e anche diciamo, la tempistica per avere questo finanziamento e come funziona la garanzia dello Stato. Allora, credo a questo punto, Chi insomma, risponde? se queste sono le domande, iniziamo subito con l'intervento di Massimo su questi aspetti, Io credo. volevo Quindi. solo chiedere una cosa, solo una cosa alla veloce prima di, perché questo è un discorso poi lungo. Sempre per quello che riguarda i vari sgravi, è vero che per le locazioni c'è il 60%, è stato messo il 60% di credito d'imposta? Ok, Sì, quindi confermo. voi che siete professionisti, visto che noi siamo un po' spaventati, no? Allora, la parte di contributi, quando ci sarà la cassa integrazione, quindi da aprile per esempio, un mese di aprile, io a un mio dipendente. Cosa dovrò pagare di contributo? Cioè, che costo sarà per me? Sarà un costo pari a zero o avrò un costo per il dipendente? Dipende se la cassa integrazione è a 0 euro oppure combacia una carenza di orario, perché laddove ci sia retribuzione a carico del lavoratore ci saranno anche delle competenze da realizzare, sia in termini di Però se orario. qualora fosse a 0 ore,
A carico dell'INPS. Ah, ok, quindi vabbè, questa è un'altra cosa che tra noi imprenditori parliamo e diciamo va bene che paga la cassa, ma i contributi? Però sul credito d'imposta, visto che ne stiamo parlando, ancora non abbiamo completamente le idee chiare, nel senso che il credito d'imposta che è stato inserito è relativo alla mensilità di marzo. L'Agenzia delle Entrate con una circolare specifica, la 8E, ha chiarito che per esserci credito d'imposta il canone deve essere pagato in quella mensilità, quindi non è possibile acquisire un credito virtuale, perché magari con il proprietario dell'immobile ci si è accorto di un pagamento, e per di più è limitato purtroppo alla categoria catastale C1, che è la categoria specifica che hanno i negozi di attività dell'immobile. Allora io apro l'immobile, esercito l'attività in immobile in parcellizzato con vari tipi di categoria catastale, ma pure una categoria. La volontà del legislatore è quella in sede di conversione di ampliare la platea e quindi garantire anche a chi ha C2, C3 o addirittura gli immobili dei centri commerciali, delle zone industriali che hanno attività commerciali comunque c'è in questo momento, utilizzare il credito d'imposta anche per loro. Ma al momento purtroppo è ancora quello. È ovvio che è un ragionamento che lascia il tempo che trova, perché in questo momento, avendo la sospensione dei versamenti, quasi nessuno effettua il versamento. Quindi il credito d'imposta sarà necessario utilizzarlo immediatamente appena avremo l'obbligo in qualche modo di versare l'imposta e poi i contributi in qualche modo. Ok. Quindi se siete d'accordo, Giulio, giusto due domande, che praticamente poi mi dimentico. Se diciamo come funziona il credito d'imposta per la zonificazione, quindi è un'opportunità diciamo anche per loro, e poi c'è una domanda che poi ci sono dei commenti dove fanno le domande, io li metto direttamente sulla live, così uno li legge e può anche rispondere. Ok? Allora, per quanto riguarda, stavo cercando nel frattempo anche eccolo qui, il credito d'imposta per la sanificazione, ne abbiamo anche parlato di altre volte, fondamentalmente questo non è un credito automatico, cioè mentre il credito d'imposta che prima giustamente, insomma, l'imprenditore, li definiamo così, Domenico, insomma, rispetto a noi che siamo i consulenti, è un credito automatico, quindi matura senza nessuna domanda, non c'è un limite, matura per effetto del fatto di avere un negozio C1 e di pagare il 60% quando non questo credito. Il credito per la sanificazione dei locali, che è stato esteso nel decreto liquidità anche all'acquisto di strumenti e dispositivi di protezione del personale dipendente, per cui rivolgendoci a un pubblico di imprenditori del settore frutta, è chiaro che tutto quello che faremo nei locali per sanificare, acquisire dispositivi di protezione, nel limite massimo di 20.000 euro di acquisto per il 2020, daranno diritto ad un credito di imposta di euro 50%. O meglio del 50%. Però io lo tengo a precisare sempre, lo stiamo dicendo, non è un credito automatico, cioè se mi arriva l'azienda che mi ha fatto la sanificazione dei locali, ho acquistato le mascherine come pure le protezioni in plexiglass, eccetera, eccetera, non automaticamente maturo quel credito, ma ci sarà un vero e proprio, chiamiamolo bando, uno strumento che verrà messo a punto dall'Agenzia delle Entrate, attraverso il quale noi commercialisti, che faremo da tramite, invieremo la domanda e dovremo aspettare una risposta positiva. Questo perché ovviamente c'è un limite all'acquisto, un limite o meglio del fondo, un po' come i bandi della regione di cui parleremo dopo, nel senso che arrivati a quel limite non sarà riconosciuto ulteriormente a meno che non lo rifinanziano. Per cui su questo non c'è fretta. Chi avrà la possibilità di aprire dal 4 maggio in poi, sperando che sia quella la data per il settore della disposizione, in particolare, maturerà questo credito solo quando ci sarà il bando. Però tutte le spese che magari nel frattempo sostiene, conservo le mie fatture, le consegnerò al consulente, al commercialista, il quale poi, quando ci sarà il bando aperto, mi sentirà a distanza. Questo fino al 31 dicembre 2020. Non sappiamo però ancora quando esce questo benedetto decreto ministeriale che attua la disponibilità del bando, ma ripeto, il fatto che non ci sia ancora non ci deve preoccupare, perché è ancora presto. È difficile che oggi una pizzeria o un ristorante paghino delle imposte, perché a meno che non fanno 50 milioni di fatturato, è molto una cosa che sicuramente non è nella normalità. Io ve lo augurerei. In questo momento siete tutti con i versamenti sospesi almeno fino a maggio. Giulia, sugli acconti tu come ti regoli? Non li paga nessuno per il momento. Quello è chiaro.
Ma io ho sentito, volendo, come dire, ne parlavamo anche con Massimo, visto che fare condividiamo. domanda, cioè domanda, voglio condividere. Se domani mattina il nostro cliente ricevesse il finanziamento di 25, di 300.000 o quanto là, quei 300.000 benissimo potrebbero anche essere potenzialmente utilizzati per l'acquisto di fare investimento su strutture di sicurezza dovuto al coronavirus, e quindi lì potrebbe beneficiare anche del credito d'imposta con un investimento fatto potenzialmente a costo zero in virtù del prestito concesso. Cioè, bisogna valutare anche queste cose qua. Cioè, dalla leva finanziaria farsi un rimbalzo con la leva fiscale, perché poi alla fine della fiera potrebbe essere l'unico vero vantaggio economico che si ha da questo sistema che è stato creato per poter accedere al prestito. Sì, ma infatti qualcuno, dicevo per rispondere a Roberto, qualcuno però spero che Mi dava dice, il Roberto, se ha anche ventilato l'ipotesi che chi accede a uno di questi strumenti, soprattutto nel decreto liquidità, abbia, come dire, una forma di minus, cioè di minori possibilità di accedere ad altri strumenti. Mi spiego. Laddove dovessero accogliere l'ipotesi di non pagare gli acconti di imposta sul 2020, che è una cosa veramente, insomma, importante dal punto di vista finanziario, si dice che chi beneficerà eventualmente di quella misura potrebbe non beneficiarne di altre, del tipo il finanziamento del decreto liquidità. È stata ventilata questa ipotesi. Io spero che non venga messa in pratica, però non è, non è bisogna, praticabile. non è, significa vincolare le somme con fondi con conti dedicati, ma penso che è un po' complicato. Cioè, domani mattina se io ricevessi la somma dalla banca posso fare l'investimento che reputo opportuno all'interno dell'attività, purché rispetti i requisiti di non licenziare il personale e di mantenere quindi inalterato il personale, di fare investimenti che siano coerenti con quello che è l'attività, quindi da quello che può essere l'attività delle ristorazioni piuttosto che l'attività industriale. Però nulla vieta che le politiche aziendali di scelta degli investimenti possano essere destinate parte di quelle somme all'acquisto dei beni di protezione e quindi a beneficiare del credito d'imposta. Scusi se interrompo, visto che... Ma è vera questo vincolo del fatto di dover mantenere gli stessi, cioè non poter licenziare? Sì, perché effettivamente i prestiti, la ratio del prestito è quella di dover salvaguardare in primis quella che è la base occupazionale, quindi la vita dell'impresa. Sì. Enzo, Antonio, a questo punto, siccome sentivo che l'interesse era per quanto riguarda il decreto di liquidità, Sì. io farei un passaggio veloce e poi così in modo che c'è possibilità di avere tempo per le domande e le risposte. Per quanto concerne quindi il decreto di liquidità, Esatto. bisogna chiarirsi in primis che non è una concessione di finanziamento da parte dello Stato, ma è la possibilità di agevolare le imprese, il libero professionista piuttosto che la piccola o media impresa o la grande impresa, al canale bancario di poter avere un finanziamento. Quindi sia che siano piccole imprese, medie imprese, sia che siano micro imprese. Alla fine abbiamo varie soluzioni, varie possibilità, ma lo Stato consente di poter velocizzare l'accesso al credito garantendo o al 100% o fino al 90% e poi con l'intervento del Confidi può arrivare fino al 100% l'erogazione di un finanziamento. È un finanziamento che non deve essere confuso con il fondo perduto. Che significa? Significa che io, Massimo, che domani mattina riesco ad accedere ad uno di questi finanziamenti, mi obbligo per 6 anni, fino a 6 anni, a dover comunque ritornare quelle somme che mi sono state concesse dalla banca, a dover comunque sostenere dei costi, che sono praticamente i costi classici bancari, calmierati, ma comunque non è un'operazione a saldo zero per il soggetto imprenditore. L'unica operazione a saldo zero avviene in questa ipotesi nel momento in cui io non vado a pagare il costo per la garanzia, quindi la garanzia che mi viene concessa dal Confidi piuttosto che la commissione bancaria. La commissione bancaria, difatti, è prevista nelle competenze che devo riconoscere alle banche, è prevista nel decreto che intanto non le pago, in quanto non mi viene concesso il finanziamento. È da dirci chiaramente anche un'altra cosa, che oggi in giro si sente spesso dire che è certo che la banca concede il finanziamento.
non c'è niente di più sbagliato, perché la banca, difatti, leggendo il decreto che è stato pubblicato, poi studiando anche le cose, si usa sempre il condizionale, nel senso che la banca potrebbe, ma non è detto che lo va a concedere, perché è vero che ha una garanzia dello Stato, ma è anche vero che la banca, se domani mattina il soggetto è inadempiente, si va ad esporre potenzialmente a dei costi che sono superiori. Perché se il soggetto Mario Rossi venisse finanziato per 10.000 euro, il soggetto Mario Rossi non paga nemmeno un centesimo di questi soldi, la banca potenzialmente si fa riscattare dall'assicurazione. Ma è anche vero che la banca si è fatta assicurare, è probabile che abbia sicuramente dei costi differenti, no, ulteriori, che sono i costi di recupero del credito, i costi, gli ulteriori interessi che vanno a maturare, che non vengono coperti da questo, dalla garanzia, perché la garanzia finanzia praticamente i 25.000 euro massimo che vanno ad essere finanziati. Quindi non è certo che la banca va ad concedere il finanziamento. È probabile che però la banca si sente immediatamente garantita, soprattutto per i 25.000 euro, perché non deve aspettare la risposta del fondo per poter avere l'ok che quel finanziamento di 25.000 euro sarà garantito, rispetto completamente diverso invece all'assicurazione, quando parliamo non del 25.000 euro, ma dei 320.000 euro per quanto concerne le altre aziende, o per le medie aziende, o le somme diverse per le aziende, ancora possiamo dire le aziende grandi. Quindi quello che dico io, quando andate a fare una valutazione del finanziamento, dovete valutare effettivamente se avete bisogno di queste somme o se non ne avete bisogno, perché alla fine della fiera state sostenendo a tutti gli effetti un prestito bancario, di natura bancaria. Qui abbiamo Enzo, che è uno dei più bravi per quanto concerne la valutazione dei rischi dell'AM, del contenzioso bancario. Significa anche che se domani mattina il soggetto Mario Rossi non dovesse pagare, non deve pensare che finisce tutta la così alla Carlona, alla Rio Parroco, perché è vero che la banca ha la certezza di ricevere quantomeno quella parte che è stata garantita, ma è sicuro, perché è previsto anche nel modello, che il soggetto Mario Rossi va a sottoscrivere, se ricordo bene in mente l'articolo 7, che c'è la surroga da parte della SACE del confine. Significa che domani mattina la SACE, e quindi per conto dello Stato, va a pagare l'istituto, che ne so, Pinco Pallo, Intesa, chi sarà, ma immediatamente dopo si è surrogato nei diritti della SACE, e quindi è lei che va ad aggredire il soggetto Mario Rossi, come lo fa con la classica cartella esattoriale che arriva dal Medio Credito Centrale. Quindi non è un'operazione che poi non ci può portare degli strascichi nel momento in cui non siamo adempienti. Così come è altrettanto vero che bisogna stare molto attenti a quando si firma la documentazione, bisogna stare estremamente attenti a quello che andiamo ad autocertificare, perché è previsto chiaramente nel modello che il contributo, in caso di revoca, l'impegno, quindi il contributo in caso di revoca parziale o totale per una falsa dichiarazione, oltre all'aspetto di natura penale che non sta a noi, a me personalmente, andare a sindacare in questo momento, ma ci sono delle sanzioni che vanno da 2 a 4 volte quello che è stato erogato. Io, se domani mattina avessi dichiarato di aver subito effetti, diciamo, negativi sull'attività dovuta al Covid, piuttosto che ho dichiarato numeri al bancolotto per poter accedere al massimo della misura, e quando faranno poi la dovuta istruttoria del caso, ci sarà certamente una revoca. Ed oltre, dottore, all'indebito acquisito ci sta anche la sanzione, giustamente da 2 a 4 volte a quanto è stato erogato. Però posso fare una domanda? Ma io ad oggi, no? Mettiamo caso che accedessi a un finanziamento di questo tipo,
io lo farei perché io non so cosa succede nei prossimi 6, 8, 4, 5 mesi. Quindi lo farei per avere una liquidità, anche se non mi serve nell'immediato, avere fermali sul conto corrente per poter dare linfa alla mia azienda. Se ci sono troppi paletti non lo fa nessuno. Io mi auguro di non dover licenziare nessuno, di non dover... però diventa quasi una cosa in atto, quasi, scusi, mi passi il termine, quasi terroristico. C'è il terrore a questo punto di chiedere questi soldi, se poi rischio appunto di avere anche delle sanzioni. Cioè, allora, è normale che... È la discussione che stiamo facendo tutti, cioè diciamo che d'altronde è un po' difficile che in Italia ci possano essere dei contributi a pioggia, però io se fossi suo consulente le direi: guardi, ma se lei oggi non ha esigenze di questi somme, ci pensi due volte per poter fare questo finanziamento. Tenerli là solo per tenerli bloccati sul conto corrente oggi, siccome sono operazioni che possiamo fare fino a 31, cioè il decreto prevede la concessione di garanzie fino al 31 dicembre 2020, fino a determinato importo, diciamo, di esposizione. Se lei oggi non avesse bisogno certamente di queste somme, non vedo il senso, la razza di dover accedere immediatamente al canale. No, l'unico senso che potrebbe essere che non sappiamo cosa succede quest'estate, nel senso, sì, lei giustamente dice, se c'è tempo per chiedere fino a fine anno, tocchiamo tutti quanti ferro, mettiamo caso che abbiamo fatto male i calcoli dal punto di vista imprenditoriale e ci aspettavamo delle cose che in realtà poi non si avverano, abbiamo un piccolo fondo per... No, per io le dico che quando di valutare se l'impresa ha la necessità di questi finanziamenti. Uh-huh. E non c'è necessità, bisogna pensare che sono contributi a fondo perduto. No, sono finanziamenti bancari garantiti da SACE piuttosto che SACE e Confidi, ma non sono finanziamenti che vanno messi là, vengono erogati, cioè non è la casa sollievo della sofferenza, per intendere. No, quello sicuro, però magari molti imprenditori, almeno io che mi confronto con colleghi, c'era l'idea di dire: ragazzi, forse è meglio chiederli adesso, anziché fare magari gli eroi, pensare di potercela fare, non sapendo cosa ci aspettano i prossimi mesi, forse è meglio chiederli adesso, che c'è più facilità, per quanto sappiamo che sia un prestito, c'è più facilità magari ad averli, solo quello. Massimo, oggi ha comunque 24 mesi di preammortamento. Esatto, questo ti stavo dicendo, questa è una cosa da considerare, nei panni dell'imprenditore forse avere un cuscinetto con 24 mesi di preammortamento non è... è da valutare. Non è male, tra l'altro il costo, anche un cap che non può essere superato, quindi attualmente dovremmo stare sull'1,2, 1,3, 1,4, insomma, come 1,4. Non dovremmo avere costi eccessivi rispetto ad altri fondi, tipo fondi FEI e quant'altro, pure sugli stessi importi un pochino di vantaggio c'è, però è chiaro, come dicevi tu, non è un regalo, voglio dire. Dobbiamo essere bravi noi, diciamo così, come consulenti, a consigliare anche l'impresa sulla struttura finanziaria. Però tieni conto, sui 25, Massimo, non so se l'hai detto perché ho la connessione che salta, oltre alla questione fatturato, diciamo agli altri che il limite può essere calcolato, ad esempio, anche sulla spesa del personale, ad esempio. Quindi sì, se ho 20.000 euro di spesa... Esatto, col doppio della spesa del personale magari me ne posso uscire su questo. L'unico input, siccome ci è stato chiesto anche come fondazione nazionale, questa misura non dovrebbe andare a intaccare il de minimis, il plafond, perché se magari c'è un'impresa, questo per i clienti, per tutti quanti, più roba nostra tra virgolette, se c'è qualcuno che è più o meno al limite, siccome è una misura che si gestisce nell'ambito di questo quadro temporaneo bla 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 della Commissione Europea che ha autorizzato, i finanziamenti che rispettano queste condizioni, cioè i 72 mesi massimi, 24 mesi di preammortamento, non dovrebbero andare a intaccare il de minimis. Quindi almeno qui è previsto nel modello già sul sito del Ministero, non intacca il de minimis. Esatto. Però è necessario indicare se nell'ambito del Covid uno ha già beneficiato di altri finanziamenti, sempre per la motivazione del Covid. Sì, l'unica non cumulabilità è questa. Esatto. Ragazzi, Giulio, posso... No, volevo dire una cosa, Giulio, sugli acconti, per esempio, perché se non sbaglio l'articolo 20 del decreto liquidità non consente di non pagare sanzioni, ma tra virgolette, se non sgarriamo del 20% sul previsionale, fondamentalmente. Esatto. Questa è una cosa che probabilmente andrà modificata, perché dobbiamo fare un po' gli sciamani e gli stregoni per capire alla fine si andrà a, o il cliente pagherà di più o andrà a finire che alla fine gli addebiteranno pure
sanzione interesse. Questo è un altro aspetto da verificare in maniera abbastanza puntuale, tra virgolette. Io credo che al di là del tecnicismo, che chiaramente chi ci ascolta in questo momento, insomma, la diversa volta... Posso fare una domanda? Giulia, sì. Mi senti? Sì, sì, certo, certo. Se riusciamo ad andare più nel pratico, no? Avendo a che fare con un target prettamente di ristoratori e pizzaioli, volevo giusto, tu o Roberto o qualcun altro, se voleva fare una sintesi di qualcosa che avevamo detto, del decreto Italia, quali altre opportunità ci potevano essere che si possono sfruttare? Perché, come dire, in tanti ancora non conoscono le potenzialità che possono comunque avere da questo decreto. Quindi se ci sono qualcosa che abbiamo non detto, se la possiamo elencare, e poi dopo passiamo al piano socio-economico della Regione Campania, che è attuale. Lascio la parola a uno di voi, a Roberto, a Giulio, chi vuole... Vabbè, io solo per rispondere velocemente all'osservazione giusta che faceva Roberto, senza entrare nel tecnicismo, cioè noi sappiamo, ripeto, gli imprenditori che ci stanno ascoltando prevalentemente sanno perfettamente che da giugno e settembre, che si è fatta per l'anno scorso, dove per effetto dei famosi ISA, i nuovi studi di settore, c'è stata di fatto una proroga infinita del versamento delle imposte, di solito noi le imposte le versiamo a saldo sull'anno precedente, quindi paghiamo le tasse rispetto al reddito dell'anno precedente, e poi versiamo il famoso acconto, che di per sé è già uno strumento abbastanza particolare, perché io devo pagarti in acconto le imposte sulla base di un qualcosa che non è detto che guadagnerò, cioè che è quello storico, perché il nostro ordinamento del 70, e parlo a Domenico, insomma, che noi siamo tutti degli anni 70, ma anni più giovani che fra Roberto e i due giacoli che sono proprio all'inizio degli anni 80. Sono dell'80, Sì, ma infatti io parlo di noi, nel senso dello studio, lui è Massimo in questo momento, che siamo quelli più anziani. Lo strumento, qual è il concetto? Che secondo il nostro legislatore tributario, man mano che cresce di un anno l'attività, dovrebbe in teoria aumentare la capacità reddituale. Ecco perché lo Stato ti dice, ti chiedo un acconto. Oggi purtroppo non è più così. E nel 2020 accadrà un qualcosa di estremamente eccezionale, quale appunto la chiusura. Quindi è verosimile che il mio reddito 2019 sarà sicuramente più alto in linea teorica rispetto al 2020. Ecco perché quando a giugno, ipotizziamo giugno, ma verosimilmente si differirà a settembre il saldo delle imposte quest'anno, andremo dal commercialista e ci dirà di versare il saldo 2019 e l'acconto sul 2020, questa norma che ci dice, guarda che se lo ridetermini e lo ricalcoli sulla base dell'80%, eventualmente ti sei sbagliato, l'anno prossimo, quando andrò a fare il saldo del 2020, non paghi le sanzioni. Per me è una stortura del sistema, dovrebbero più o meno dire, lasciate rideterminare gli acconti 2020 in maniera, come dire, al 50%, al 60%, perché... Fare un lockdown di 2 mesi per un'attività soprattutto del food, quei 2 mesi per me equivalgono a 4-5, perché non è che poi quando siete le pizzerie, quando siete capacissimi da un punto di vista di marketing, avrete gli stessi volumi che avevate a gennaio o prima che succedesse tutto questo. La gente tenderà a venire un po' più lentamente al ristorante. Quindi questa è una norma che secondo me da un punto di vista, ripeto, tecnico dovrà essere rivista. Vorrei solo completare il ragionamento di prima. Per quanto riguarda i finanziamenti, è anche possibile farsi un rifinanziamento così completo. Se il soggetto Mare Rossa avesse già un finanziamento in banca, potenzialmente con il decreto liquidità può chiedere un rifinanziamento, per poter estinguere il precedente. Tuttavia, bisogna stare attenti su questo, quindi stare attenti quando si va in banca. Il nuovo finanziamento deve essere almeno il 10% superiore al finanziamento che già avevo, ma il nuovo finanziamento non è garantito al 100%, è garantito all'80%. Ok? Quindi siate attenti quando fate la valutazione per quanto concerne le garanzie. Una cosa che ci teniamo a dire, che ne ho parlato con gli amici e confrontati, attenti a quello che firmate, attenti a quello che autocertificate. Perché altrimenti dopo ci riprenderemo prima o poi, però fatevi le pianificazioni certe, perché sono delle somme che devono essere restituite, e soprattutto chiedete quanto effettivamente possiamo chiedere, quanto effettivamente serve. È fondamentale la consulenza in questo momento, assolutamente. Se
se ho bisogno di 10.000 euro non c'ha senso chiederne 20.000. Se avessi bisogno di 200.000 euro per le altre misure, sempre intorno al 25%, non c'ha senso chiedere 300.000, 400.000. Posso avere una forbice di tolleranza del 10, del 15% per una sicurezza, ma non c'ha senso andare lì soltanto perché oggi può essere più facile avere un accredito sul conto corrente, chiedere più di quanto ne abbiamo bisogno, perché sono somme che devono essere restituite, che devono essere poi restituite con il lavoro. E se per caso le cose non andassero bene, sono somme che comunque dovranno essere restituite. È importante che tu prezzi, soprattutto quei 25.000 euro, dovete quella garantiti da 100% dello Stato, quindi massimo 25.000 euro, quindi massimo 100.000 euro di fatturato. Le banche non vi possono chiedere ulteriori garanzie reali, quindi non vi possono chiedere fideiussioni personali, depositi particolari di titoli e via dicendo. Queste cose vi dovete rifiutare. Antonio, scusa, cosa domanda al Massimo rispetto alla discrezionalità, perché c'è una domanda che ci arriva adesso da Facebook, tra l'altro di un la banca non deve concedere il finanziamento, la banca ha la certezza per questa misura piccolina, diciamo, che il fondo di garanzia si fa garante, ma la banca non è obbligata ad erogare il finanziamento. La banca può, merito creditizio. La banca può velocizzare, ma non sta scritto da nessuna parte. Se io, per esempio, domani mattina, se io andassi alla banca Credito Cooperativo di Pinco Pallo, non sono cliente, la banca non sta scritto da nessuna parte che mi deve concedere il finanziamento. Ma anche la mia stessa banca, se sono già in una posizione, diciamo, borderline, non è scritto da nessuna parte, perché la banca comunque si sta assumendo un rischio. Minor rischio garantito dallo Stato, diciamo, però comunque è un rischio per la banca. Ok, sì. Il merito creditizio, nessuno, ma d'altronde esatto. È un settore veloce 25.000 euro, ma l'altro è impossibile. No, perché tanti chiedono e dicono: vado in banca, mi faccio dare i soldi, ma comunque non è sicuro. E poi. Quindi comunque c'è la banca che va a fare tutte queste verifiche. Giulio, vogliamo proseguire con il piano o se hai altri punti da portare a termine sul decreto digitale? Possiamo passare già al piano della Regione Campania che è attuale? Come preferite, visto che insomma sul piano abbiamo... Capisco che restringiamo, come dire, la nostra platea diciamo di interessati, però chiaramente insomma è una misura che ha una rilevanza notevole. Anticipiamo Giulio che mi sembra signori, che ci questi giorni sì. Io ne approfitto per ringraziarvi e salutarvi che vado a lavorare, così anche lascio spazio se c'è qualche collega che vuole entrare, che magari è della campagna e ha qualche domanda più inerente al discorso che andate ad affrontare. Grazie mille, siete stati aiuto come al solito. Alla prossima, ciao, buona ciao, serata. Ciao, grazie. Ciao. Buone pizze. Giulio, parliamo anche di questo finanziamento che è previsto alla Camera di Commercio, che abbiamo sentito nelle ultime ore, di 25.000 euro. Della... Attenzione, no, il bando della Camera di Commercio è anche questo un finanziamento, non è il finanziamento, cioè la Camera di Commercio, lì dovrebbe entrare nel dettaglio, non è questo il momento. È Camera di Commercio di Salerno di cui stiamo parlando probabilmente, esatto. Le ultime ore sono degli avanzi di, fra virgolette, avanzi non in termini corretti, sono dei risparmi di spesa che la Camera di Commercio ha rilevato sul bilancio corrente e quindi ha messo a disposizione una serie di diciamo di strumenti atti a coprire la quota interessi e commissioni degli interessi dei finanziamenti delle imprese, cioè nel senso che laddove un'impresa, come diceva giustamente Massimo, accede alla misura del MAC del finanziamento del decreto liquidità di 25.000 euro, e là ci saranno comunque degli oneri, delle commissioni, seppur ridotte, ma comunque ci saranno, può intervenire con un'ulteriore richiesta presso la Camera di Commercio di Salerno, quindi solo per le imprese legate alla provincia di Salerno, per coprire quella quota interessi. Siamo in attesa praticamente della pubblicazione di questo bando, ma ripeto, non è che si va in Camera di Commercio a prendere i soldi, è sempre la Camera che ti finanzia, quindi ti eroga la quota di interessi, di costi, di oneri che sosterranno le imprese che accederanno a una delle misure del decreto di liquidità. Esatto. Invece, tornando all'aspetto della
della Regione Campania. Noi stamane come ordini della provincia di Salerno abbiamo tenuto un webinar direttamente con il dottor Pasquale Granata, che in pratica è il dirigente del direttore generale dell'IFE, l'Istituto praticamente di Finanza della Regione, che in pratica ha gestito e gestirà tutti i bandi della Regione. Io stamattina, insomma, abbiamo approfondito quelle che sono le tematiche, ma soprattutto adesso dobbiamo focalizzarci su quelle che sono le misure in questo momento attive. Le vedete già sullo schermo. Quella che interessa prevalentemente tutti i nostri artigiani, commercianti e in particolare del settore food, con dei limiti di fatturato che vedremo di qui a poco, è il famoso bonus da euro 2000. Attenzione, questo bonus in realtà è una misura, una tantum, è un po' come quello dei 600 euro dell'INPS su base nazionale, però con la differenza che fortunatamente, come vedete, c'è una finestra molto ampia, si potrà richiedere dalle ore 10 del 20 aprile 2020 fino alle ore 24 del 30 aprile, sempre per il tramite o dell'impresa direttamente, se dotata della firma digitale per il dispositivo di firma, oppure attraverso un intermediario, preferibilmente appunto un iscritto all'albo dei dottori commercialisti o tutti gli altri intermediari abilitati alla gestione dei servizi telematici. Questo è il primo bando appunto in immediata scadenza. Ci hanno precisato stamattina che fondamentalmente non conviene fare la corsa come per l'INPS, come è accaduto per l'INPS, perché i soldi ci sono, è una misura molto finanziata e quindi verranno erogati a tutte le imprese. Vedremo di qui a poco quali sono le caratteristiche. Volevo sottolineare che c'è anche un bando per i professionisti di 1000 euro, anche qui però i limiti sono molto ristretti quanto al reddito al fatturato. Quello che può interessare ulteriormente è il terzo bando che è stato pubblicato ieri sera. Ribadisco, il piano socio-economico della Regione ha un numero di avvisi. Questi sono quelli per il momento attivi, poi ci saranno anche i fondi di liquidità per le imprese, il bonus per le aziende agricole, il contributo per il pagamento dei fitti, per i mutui, insomma ne abbiamo davvero tanti in Campania in questo momento, ma poi magari ci rivedremo, io ti do la mia disponibilità e anche dei colleghi di studio per poter eventualmente affrontarlo in maniera più dettagliata. Questo però può essere interessante perché scade il 27, o meglio inizia ad essere presentabile dal 27, è un bonus che la Regione mette a disposizione fra i 300 e i 500 euro per tutte le famiglie in cui ci sono figli in età inferiore a 15 anni. Questi 300 o 500 euro, a seconda del valore di ISEE, quello appunto che serve per il reddito familiare, serviranno come voucher per poter acquistare strumenti informatici per la didattica a distanza, servizi di babysitting. Questo perché con la chiusura delle scuole fondamentalmente molte famiglie hanno difficoltà con i loro figli a far seguire i corsi presso le scuole, e al di là dei bonus che saranno erogati dallo Stato centrale, si parlano di tablet per ogni uno degli studenti, anche la Regione è intervenuta con questo particolare bonus, anche questo è un bonus a richiesta. Per quanto riguarda quello di 2000 euro, che appunto interessa i nostri insomma, amici titolari di attività di pizzeria e di ristoranti, come funziona? Ci sono alcuni limiti che sono i seguenti. Innanzitutto l'attività deve essere una di quelle attività sottoposte a chiusura in questo momento, quindi o il decreto ministeriale dell'11 marzo o del 22 marzo le ha disciplinate chiuse, quindi parliamo di tutti i negozi di commercio al dettaglio, ovviamente anche i ristoratori, gli esercizi di bar, di pizzeria, le gelaterie, le pasticcerie, commercio al dettaglio all'ingrosso, le piccole attività in generale, negozi, purché abbiano un fatturato non superiore ad euro 100.000. Questo cosa significa? Che io devo prendere come riferimento o l'anno 2018, se ho un'attività che dura da almeno dal 2018 in avanti, o il 2019 se ho un'attività che nata nel 2019. Se ho realizzato un fatturato inferiore a 100.000 euro e ho anche una serie di requisiti, non avere più di 10 dipendenti, ma lo capirete, chi fa fatturato per 100.000 euro è difficile che abbia più di 10 dipendenti, che non sia sottoposto a misure di liquidazione, quindi che l'azienda sia reale, che il codice attività di quella, diciamo, di questa impresa sia chiuso. Ribadisco, con una semplicissima domanda che verrà fatta attraverso il sistema online, attraverso o i consulenti abilitati alla trasmissione o direttamente dall'impresa ad un canale regionale che appunto verrà aperto lunedì, verranno erogati un tantum di 2000 euro, un importo che è completamente settasse, non si cumula con quelli erogati dallo Stato. Quindi, volendo fare il conto della serva molto semplice, è ovvio che in questo momento
un pizzaiolo, un esercente dell'attività di ristorazione e pizzeria che ha percepito, percepirà nei prossimi giorni 600 euro per essere stato iscritto all'INPS come misura, diciamo, di reddito del primo decreto Cura Italia, in Campania avrà la possibilità di ottenere ulteriori 2.000 euro, quindi per un importo, insomma, che diventa nel mese di aprile e comincia a diventare interessante, proprio perché le tasse non sono cumulabili, sono uno dentro l'altro. Quindi diciamo che è una misura che sicuramente noi abbiamo salutato con estrema gioia, ma poi ce ne sono tante altre per quanto riguarda il settore, per esempio, dell'attività della ristorazione. Un'altra misura che sarà automatica sarà quella destinata ai circa 25.000 lavoratori stagionali del comparto turistico in Campania. Questi soggetti che non possono accedere alla cassa integrazione, perché sono soggetti, appunto, che erano stagionali privi di ogni contratto in questo momento, avranno una forma di indennizzo da parte regionale di euro 300 al mese per 4 mensilità. Questo servirà in qualche modo a coprire la mancata percezione di questi redditi nei mesi estivi, perché si presuppone che chiaramente la riduzione comunque ci sarà da un punto di vista economico delle attività turistiche, ricettive, e quindi per colmare questa riduzione comporterà minori costi di lavoro, la regione interviene con una forma di ammortizzatore sociale. Poi ce ne sono tanti altri. Giulio, ci chiedeva l'amico Claudio se cambiare in questa fase l'amministratore comporta un impedimento dell'accesso al prestito. Questo ci può rispondere Massimo. Dipende, se è un normale cambio societario, no. Se invece è sintomo, vicenda, diciamo così dire, di segnalazione da parte della società nell'ambito della centrale dei rischi, sì, ma se invece è una normale scelta aziendale, assolutamente no. Poi comunque la banca, nel momento in cui farà la valutazione, a fare le proprie indagini. Se è un cambio normale, diciamo, frutto delle scelte di governance, non dovrebbe essere un impedimento. Non è un impedimento, perché alla fine comunque fa fede alla società, quindi. Io volevo aggiungere un'altra cosa che ho dimenticato prima, sì. Sempre parlando del piano regionale campano, e in particolare per coloro che esercitano attività comunque sospese, perché può capitare, coloro che ci sarà un mando specifico per questi soggetti, ci sarà un contributo per l'allocazione per il mese, sempre si resume per il mese di marzo o anche prorogata da aprile, dipenderà dal bando che sarà pubblicato di qui a breve, per coloro che esercitano l'attività in immobili di proprietà pubblica, cioè per coloro che esercitano l'attività sospesa, quindi anche di ristorazione, di pizzeria, presso immobili che non sono di proprietà di privati, ma sono, che so, degli enti pubblici variegati del patrimonio pubblico, si parla chiaramente, insomma, di patrimonio pubblico, avranno la possibilità di ottenere una forma, diciamo, di ristoro di quella spesa del canone, proprio perché capite bene che mentre rispetto al fitto pagato con il privato, in questo periodo ci si potrebbe raggiungere anche un accordo con la parte privata nel dilazionare il pagamento, nell'inviarlo, con il pubblico questo non è possibile. Quindi se io ho la pizzeria, per capirci, un immobile della regione, un immobile demaniale, immaginiamo a quelli che esercitano le attività verso i liti, eccetera, eccetera, e pago un fitto continuativo per quell'attività, avrò la possibilità di ottenere un contributo attraverso questa misura del bando che sarà pubblicato a breve. E chi invece ha una situazione che ha dei fitti pregressi, faccio la domanda. Questo non lo sappiamo, vedremo il bando che cosa dice. Se ti riferisci sempre al pubblico, chiaramente presuppongo sempre a chi esercita un'attività all'interno di strutture di proprietà del patrimonio pubblico, no? Che siano qualsiasi ente pubblico che ha tanta, hanno immobili ovunque, qualche immobile di questo è un immobile, diciamo, anche destinato al food piuttosto che altre attività. E io credo che il mancato, per logica dovremmo dire che il mancato pagamento dei fitti e quindi la mancata regolarità di un periodo pregresso legato a una mancata emergenza probabilmente sarà una causa di all'accesso. Penso che sarebbe anche ecco questo, insomma. Buon senso. L'abbiamo già, forse avete già risposto. Ci chiedeva prima un amico
se le misure previste dalla Regione Campania sono cumulabili con il Decreto Italia. L'unica attenzione che va fatta in questo momento è il discorso dei pensionati, cioè può capitare che un soggetto, un commerciante o anche un imprenditore del settore food sia in quel momento sia titolare di un'attività, immaginiamo abbia una vita individuale, e magari ha già raggiunto la pensione, perché c'è la possibilità di lavorare e continuare e percepire contemporaneamente la pensione. Che cosa accade? C'è un problema. Allora, innanzitutto, se la pensione è una pensione superiore a 1.000 euro, quindi una pensione di anzianità, la Regione ci ha chiarito che è possibile presentare la domanda, perché il possesso di altri redditi per l'imprenditore che accede al bonus delle microimprese, fermo restando che devono avere un fatturato inferiore a 100.000 euro, come abbiamo detto, deve essere un'attività sospesa, avere una pensione non è causa di impedimento all'accesso. Quindi quello sarà un soggetto che, suo malgrado, avrà un vantaggio di avere un reddito certo, che è quello della pensione, e un ristoro delle spese anche della Regione. Cosa che invece non accade nel Cura Italia, perché nel Cura Italia, ricordo, i 600 euro venivano erogati solo ai soggetti che non percepivano in quel momento la pensione dall'INPS, perché era un soggetto che già ti stava pagando. Il problema qual è? Nel caso in cui quella pensione è inferiore ai 1.000 euro, immaginiamo che questo è un soggetto che prende una pensione di anzianità qualsiasi di 400, 500, 700 euro, la Regione Campania fa le misure del piano, ha introdotto che per le prossime due mensilità di aprile e maggio, ma presumibilmente maggio e giugno, perché in pagamento sono già le pensioni di maggio di fatto a fine mese, questi su tutti i soggetti che hanno pensioni inferiori ai 1.000 euro verranno garantiti a 1.000, cioè la Regione darà materialmente il contributo all'INPS perché l'INPS possa pagare quella pensione a 1.000 euro. Allora capite bene che in quel caso il problema scatta, perché i bonus sono cumulabili Stato-Regione. La Regione però non prevede la cumulabilità dei bonus fra il piano stesso. Quindi il soggetto che oggi prende 500 euro di pensione dall'INPS in Campania e se la verrà portata a 1.000, teoricamente non potrebbe accedere a quello di 2.000. Fatti due conti, stamattina un collega in diretta chiedeva: ma a me conviene prendere quello di 2.000 euro, quindi rinunciare all'incremento dell'INPS, che è comunque inferiore. Però il problema è che per l'INPS tu non puoi fare domanda, sarà l'INPS a pagartela quella pensione. Quindi da questo punto di vista aspettiamo un chiarimento, quantomeno la possibilità che la Regione darà a questi soggetti di evitare di beneficiare contestualmente delle due misure, altrimenti rischiano di essere, come dire, passibili di sanzione da parte dell'ente, perché appunto c'è un'attività fra i due. Visto che è abbastanza chiaro. Visto che penso che sei il più grande del gruppetto qua di ospiti, penso, o della Giochi con Massimo. Il più vecchio, bravo, il più grande, il più esperto, dai. Queste misure adottate, sia per quanto riguarda il livello nazionale che regionale, secondo te sono sufficienti? E se tu stavi al posto loro, proponevo qualche misura ulteriore, quindi se sono sufficienti secondo te, o si poteva fare di meglio sicuramente? Allora, quindi sai bene che soprattutto la polemica che c'è stata dei famosi 100.000 euro per quanto riguarda la Regione Campania è fatturato, quindi tutti si aspettavano questi famosi 2.000 euro e poi c'è stato questo vincolo dei 100.000 euro e quindi, come dire, ha un po' deluso. Un po' la mano in bocca a tanti, però il problema è che noi qui in questo momento siamo tutti... Abbiamo un problema di fondi. Esatto. Io penso che se avessimo avuto la possibilità di darla a tutti l'avrebbero dato. Io dico una cosa fuori dai denti, ma questo non significa, anche perché le misure che in questo momento sono applicate in Campania probabilmente non hanno i quali, anche parametrandole rispetto alla base nazionale, da nessuna parte. Una Regione che ha investito quasi 1 miliardo di euro su contributi, su possibilità di accesso al credito, su fondi di liquidità, sull'addirittura eccedenze alimentari, sicuramente sta facendo il suo ruolo. A livello, quindi, i 100.000 euro, vi parla chi, e voi lo sapete, nel nostro studio in questo momento sono davvero pochi i clienti che seguiamo con assiduità che potranno accedere, ma è una misura di equità. È chiaro che chi ha un fatturato superiore a certi importi
è corretto che insomma non abbia una misura agevolativa rispetto ad altri. Più che altro si deve discutere di quello che sarà la fase 2, cioè la possibilità di consentire non i contributi a pioggia, che in questo momento possono essere utili per banalmente sostenere l'imprenditore che non ha assolutamente reddito, cioè chi oggi ha l'attività chiusa, a meno che non ha dei risparmi da parte, non ha di che vivere in questo momento. Quindi il contributo a pioggia è necessario. Quello che deve essere fatto nel futuro è probabilmente la necessità di sostenere la domanda attraverso altri strumenti. Se mi chiedi cosa io avrei potuto fare se fossi stato al governo, non lo so, perché è talmente complessa la cosa. Certo, la cosa che mi spaventa è che non si abbia oggi in questo momento un piano ben delineato. Cioè, meglio dire faremo questo in 6-7 mesi e quindi aspettare una serie di cose, che dire su aprile vi abbiamo dato 600 euro con l'Inps, può darsi che a maggio rilanciamo 800 euro. Non è corretta come metodologia. Oggi se dobbiamo investire dei soldi dovremmo investirli innanzitutto per non far pagare le imposte a giugno, il famoso discorso che facevamo prima sugli acconti, nell'evitare per esempio che i nostri amici imprenditori che abbiano debiti nei confronti della riscossione superiori a 5.000 euro si vedono bloccati i pagamenti dalla pubblica amministrazione se non pagano prima l'arretrato, perché è una misura che c'è. Oggi chi ha delle cartelle esattoriali superiori a 5.000 euro e ha fatto una fornitura a un ente locale, a un comune, tecnicamente non può ottenere ristoro di quella fornitura perché c'è un debito nei confronti dello Stato. Quindi prima paghi lo Stato e poi percepisci i soldi che lo Stato stesso ti deve dare. In questo momento è una misura che andrebbe quantomeno sospesa. Ve ne dico un'altra, è un po' più un tecnicismo, lo split payment. Che cos'è? Quando un'impresa fa una fatturazione a un ente pubblico, quell'IVA gli viene trattenuta all'atto del pagamento. Cioè, se io ho fatto una fattura di 100 euro più 22 di IVA, io non percepirò 122 euro dall'amministrazione pubblica che mi paga, ma mi pagherà 100 euro, perché è una misura che serve per evitare che qualcuno faccia il furbo e quell'IVA se la tenga in tasca e non la versi allo Stato. In tempi normali può anche essere condivisibile fino a un certo punto, ma in questo momento 22% su un fatturato significa liberare risorse. Perché noi quando ci troveremo senza mascherino, quantomeno fuori da questa emergenza, e saremo abituati a di nuovo a ritornare nella nostra vita normale, non avremo tanti soldi in tasca da spendere. E quindi noi dovremo sostenere la domanda, non l'offerta. Il pizzaiolo aprirà, le pizze le farà lo stesso. Il problema è come gli riempi il locale. E quindi queste poi sono operazioni che non sta a me dire. Leggo adesso in questo momento detassazione. Assolutamente sì. Abbiamo uno stock, però rischio di essere, come dire, macroeconomico, abbiamo uno stock di 2.000 miliardi di risparmio privato in Italia, cioè ci sono 2.000 miliardi depositati sui conti correnti e in vari fondi azionari e obbligazionari delle famiglie. Nessuno pensa di toccarli e di metterci le varie patrimoniali e prendere tasse da questi 2.000 miliardi, però se si dice ai contribuenti, signori, se anziché andare in banca a prendere 25.000 euro, li hai a casa e ne investi 10.000 nella tua attività facendo un versamento sulla società, io ti riconosco una detassazione su questa misura, il famoso aiuto alla crescita economica, senza invocare l'antiriciclaggio, tutte quelle balle che purtroppo noi abbiamo perché dobbiamo garantire la tracciabilità dei flussi. Se io come studio professionale ho 10.000 euro sul mio conto privato e domani mattina voglio acquistare delle attrezzature nel mio studio o investirli attraverso un dipendente, aumentando l'attività e quindi sostenendo la mia attività, devo avere la possibilità di ottenere o una detassazione diretta, le vecchie norme che consentivano il risparmio, il superammortamento, o ottenere un credito di imposta che sia automatico. Queste sono le misure che liberano risorse e fanno in modo che chi ha i soldini in tasca in questo momento, anziché tenersi stretti perché ha paura del futuro, li mette in mezzo e sostenga in qualche modo la domanda che ci sarà a livello macroeconomico. Mi taccio, se lo parlo sempre. Io penso che abbiamo quasi raggiunto l'ora, abbiamo fatto più o meno un quadro generale, sia per quanto riguarda il decreto Italia, sia per quanto riguarda il piano economico che manda la Regione Campania, quindi di queste opportunità che sono state emanate dal governo nazionale e regionale. Lo dicevi prima, diciamo prima, si poteva fare di più sicuramente, però come diceva anche Massimo, questi erano i fondi, quindi forse si è fatto il massimo, no? Volendo fare anche una battuta. Volendo chiudere e quindi dando anche un buon auspicio
tutti gli amici di Ristoratori e Pizzoli che ci seguono, perché poi è quello il mondo che noi andiamo ad abbracciare, no? Quando abbiamo iniziato 2 settimane fa, mi sembra, con te, queste live, prima su Instagram e ora su Facebook, era quello di dare comunque un contributo al mondo della ristorazione, Pizzaioli, perché comunque in questa fase ci sono anche delle notizie sparse in modo non esatto, quindi si crea un po' di confusione, panico, quindi è giusto che noi facciamo una comunicazione anche esatte di come funzionano queste leggi, perché in tanti casi integrazione sì, la posso avere. Prima mi ha chiamato un pizzaiolo che è stato licenziato, mi sembra, il 20 febbraio, però se o 23, non mi ricordo, però non poteva essere licenziato, quindi lui mi diceva: io non prendo la cassa integrazione perché mi hanno licenziato. Però se non ero, non poteva essere licenziato, giusto Giulio, o poteva essere licenziato? Allora, quando è stato licenziato? Il 23 febbraio? Il 25 febbraio. No, vabbè, non è che non poteva, perché non c'è, cioè, attenzione, il blocco dei licenziamenti è successivo. È chiaro che quella data da spartiacque serve solo per l'erogazione della cassa integrazione, perché si può chiedere anche a ritroso, perché c'erano delle zone che erano già state dichiarate, come dire, rosse prima dell'avvento del decreto dell'arresto a casa, per capirci, insomma. Però io, permettimi solo una piccola conclusione. A questo punto, insomma, parlo come consigliere dell'ordine dei dottori commercialisti di Nocera. Noi questa tua necessità di dare dei segnali l'abbiamo talmente percepita, la sentiamo tanto sulla pelle dei nostri clienti, che proprio giovedì dovremo avere, magari lo pubblicizzeremo anche attraverso l'Accademia, un primo incontro con esperti di marketing, in particolare di marketing turistico, eccetera, eccetera. Dovremmo avere un ospite che è abbastanza importante, non lo cito perché ancora non abbiamo la definitiva conferma, proprio perché l'idea è quella in questo momento di abusare dello spazio che si può avere sui social, perché di fatto siamo tutti quanti ancora a casa e quindi paradossalmente abbiamo più tempo e non abbiamo il rapporto con i clienti diretti per poter contribuire in qualche modo, ma soprattutto di garantire delle parole di speranza, cioè dobbiamo essere un poco tutti più tranquillizzati su questo aspetto. Quindi oggi parlare con qualcuno che ti dia delle visioni in termini di come migliorare la resa, il prodotto domani. Io ho seguito anche la tua fatta questa settimana su quello che sarà il discorso del delivery, eccetera, eccetera, e io ci credo molto, perché fondamentalmente dobbiamo abituarci a questo. Anche noi come professionisti dobbiamo contribuire, uno perché cresciamo noi professionisti, un po' perché mettiamo insieme il mondo delle imprese e delle professioni per avere valore aggiunto. Quindi vi darò conferma e notizie anche delle attività che faremo come ordini professionali a livello nazionale, anche su questi canali, in modo da diffonderli in maniera maggiore possibile. Giulio, io, come l'ho detto pure prima stamattina in una diretta che ho fatto su Instagram, in questa fase diciamo vince o sopravvive chi si forma, chi si informa e chi si innova. Se uno pensa di restare ancorato a 2 mesi fa e quindi che tra poco si inizia tutto da capo, uguale come prima, fa un grosso errore. Quindi l'obiettivo anche delle nostre dirette è quello proprio per far capire la percezione che il quadro socio-economico è totalmente cambiato, quindi bisogna essere correttamente formati, informarsi e adeguarsi pure a questo scenario nuovo che si andrà a creare, e perché no anche cavalcarlo. Quindi però se non si è informati correttamente si corre il rischio di, quando ci sarà la cosiddetta, tutti quanti aspettano la ripresa, no? La fase 2, però se non ti organizzi alla cosiddetta fase 2, corri il rischio che apri e non sei organizzato, no? Perché dovendo fare anche il discorso dei locali, tanti aspettano le riaperture, però non hanno capito che per riaprire bisogna comunque adeguarsi a dei sistemi molto più rigidi dal punto di vista del sanitario, sanificazione. Quindi è cosa giusta in questo periodo, loro dovrebbero informarsi che cosa fare all'apertura, perché altrimenti ho il rischio di riaprire e non poter partire, perché non sono preparati al nuovo scenario che si è andato a creare. Che poi, come dire, se uno si riesce ad adeguare, riesce anche a cavalcarlo con il delivery, perché no, può anche creare
un nuovo business, quindi non è, è questo lo scenario, o ci arriviamo o altrimenti non abbiamo alternative. Ognuno, non è che ci ognuno scurulo, permettetemi di aggiungere, ognuno deve fare scurulo, il commercialista, il professionista, il professionista, l'imprenditore deve fare l'imprenditore. Se lo facciamo tutti quanti bene, probabilmente se ne viene fuori anche più forti di prima, proprio perché si migliora, come dire, la performance che abbiamo ognuno di noi nelle nostre attività, cerchiamo di evitare di fare, diciamo, i tanti errori che abbiamo commesso lungo anche nel passato nel mondo economico in generale. Ci diceva l'amico Raffaele Sagito, farebbe solo piacere che in merito a queste tematiche anche in futuro garantire da tutte le parti un tavolo tecnico costante con la regione. Cosa ne pensate? Sicuramente è un'ottima idea, perché come dire, come diceva Giulio prima, ognuno deve fare il suo lavoro, quindi chi fa i decreti, chi fa le leggi, è giusto che si vada anche a confrontare con i soggetti che poi devono recepire queste leggi, quindi con il consumatore, con l'impresa, con il commercialista, altrimenti si corre il rischio di fare poi dei decreti con delle falle, perché giustamente chi non conosce poi il mercato, anche le esigenze del mercato, poi si corre il rischio di fare un decreto da studio e nell'applicazione poi può avere delle falle. Quindi penso che sia giusta l'analisi di Raffaele. Io volevo chiudere, se volete fare giusto un saluto finale, Massimo, Giulio e Vincenzo, così diamo appuntamento poi semmai la settimana prossima con la diretta su questi temi che comunque sono molto interessanti. La settimana prossima avremo un nuovo decreto, quindi dovremmo avere lunedì, sarà giusto Giulio, lunedì martedì dovrebbe essere emanato il nuovo decreto, quindi sicuramente ci sarà molto materiale su cui poter ragionare. No, ma attenzione al delivery, alle norme sanitarie Covid, diciamo, adeguate al Covid, esatto. Si rischiano di fare guai seri. Perché ora non si scherza, quindi ci ho detto, bisogna comunque, in questo periodo, lo dico sempre a tanti amici pizzaioli, oltre a vedersi tutte le serie su Netflix, Amazon Prime, Now e quant'altro, anche di iniziare a preparare un piano per la ripartenza, quindi perché a breve penso che comunque si ripartirà, non è che possiamo restare chiusi a casa a vita, quindi questo è il mio pensiero. Se volete fare giù un saluto, così diciamo chiudiamo questa. No, un saluto, ti ringrazio ancora per l'opportunità, per rispondere all'amico che diceva del tavolo tecnico, fammi fare il Cicero Prodomo nostro, la Prodomomea. Noi come ordine professionale lo abbiamo di fatto avviato, abbiamo avuto dimostrazione stamattina in questo webinar che appunto verrà sulla pagina Facebook, su YouTube lo trovate, lo potete anche ascoltare, è un incontro tecnico, però di fatto abbiamo avuto materialmente chi scrive le norme del piano socio-economico a confronto con tutti i commercialisti d'Italia, anche se prevalenza della campana. Quindi i tavoli ci sono, ogni rappresentanza sindacale, istituzionale deve chiaramente proporre. Poi è ovvio che queste cose, fortunatamente, le stiamo facendo con molta velocità, perché non si può pensare a fare le concertazioni degli anni 80, per cui la politica si faceva dei tavoli con 150 persone attorno al ministro, ognuno cercava di dire la sua per poter portare a casa il pezzettino di pane in più. Oggi è il momento in cui si deve cambiare, bisogna dare delle indicazioni e sapere che la politica ha in questo momento una lentezza legata ad una burocrazia che c'è, però dobbiamo tirarlo a nostro vantaggio. La politica non è tecnica, quindi se il tecnico dà delle indicazioni, queste indicazioni sono fattibili, si fanno, non c'è problema. In questo momento bisogna aggredire il mercato, in questo caso vanno bene anche queste dirette, perché magari qualcuno che ci ascolta potrà avere delle idee, se ne fa con la voce e arrivano ai piani dove devono arrivare: split payment, sblocco della pubblica amministrazione dei pagamenti, sblocco dello stock di capitale privato che è sui conti correnti fermo. Io mi ripeto, non riesco più a capire come in questo momento un imprenditore cliente mio, di Massimo, di Vincenzo, di Antonio, di Roberto, di chiunque, se va in banca e porta in quel momento 15.000 euro che spassano dal suo conto personale al conto dell'azienda, la banca come faccio in questo momento a dire attenzione, ma io ti devo fare la segnalazione per l'antiriciclaggio, perché tu mi devi dire questi soldi da dove provengono. Mi devi portare il verbale di assemblea straordinaria per cui hai fatto un finanziamento soci, oppure vai dal notaio e fai un aumento di capitale. È finito questo momento. In questo momento dobbiamo eliminare tutto questo. Non si riparte. I soldi non arrivano dal MES o dalla Comunità Europea. Li dobbiamo spendere noi stessi. Grazie.
Ok. Massimo, vuoi fare un saluto agli amici? E se mai vi ringrazio per la solidarietà. Settimana prossima avremo un nuovo decreto, quindi ci sarà qualche, forse si dice, qualche notizia positiva da un punto di vista prettamente di contributi per quanto concerne i finanziamenti. Quindi Massimo, tu la settimana scorsa mi hai chiesto di una ricetta per una buona pizza, visto che siamo in diretta su una pagina prettamente per pizzaioli, chiedila e no, in cambio siamo tutti diventati pizzaioli, siamo tutti diventati pizzaioli in casa. Gli unici che ci stanno guadagnando è l'Enel con l'energia elettrica, perché il forno va a mille. Quindi, dopo ti mando in privato una buona ricetta. Grazie. Per la pizza, però per domani sera. Per due settimane la devi mandare a me, non l'ho ancora mandato. Dice, a posto. Grazie a voi, a presto. Ciao. Grazie a tutti. Ciao, ciao, ciao. Allora. Ragazzi, allora concludiamo anche oggi questa diretta, sperando che sia stato interessante per voi, di avervi dato degli ottimi spunti su come organizzarvi alla prossima ripartenza, quindi è soddisfatto un po' anche le vostre aspettative in ordine di informazioni sul digitale e sul piano economico della Regione Campania. Noi stiamo cercando di dare anche un servizio a chi ci segue da tanti anni, quindi oltre a fare corsi professionali e pizzaioli, abbiamo deciso di intraprendere queste rubriche informative e formative per tutti gli amici pizzaioli che ci seguono, sperando di aver dato un servizio oggi anche nelle precedenti dirette a tutti quanti voi. Per qualsiasi aggiornamento o dei dubbi potete contattarci e potrebbe essere discussione per le prossime dirette. Vi anticipo già che la prossima diretta parleremo con un esperto di social media marketing, quindi come si gestiscono i social, come applicare le strategie di marketing, soprattutto in questa fase post-crisi. Grazie ancora a tutti e ci vediamo prossimamente sulle dirette sia Facebook che Instagram. Un abbraccio, a presto e buona serata. E buona pizza a tutti, visto che parliamo di pizze.